Dicevo che Telluride si ispira all'Oceano Ligio. Io mi sono ispirato quando ho cominciato a svolgere queste attività, ero preside all'Istituto Tecnico per Geometri di Oderzo, e mi sono ispirato al generale prefetto Carlalberto Dalla Chiesa, che era morto 10 giorni prima che io ricevessi la nomina, e mi misi a organizzare iniziative che io definisco di approfondimento culturale e di sensibilizzazione civica sul fenomeno mafioso come problema nazionale. Già all'epoca era un problema nazionale, ma anche prima. Pensate che 20 giorni prima di morire, il generale Dalla Chiesa, che aveva sconfitto le Brigate Rosse quando era nei Carabinieri, e poi fu ucciso a Palermo quando fu nominato prefetto di Palermo, aveva detto in un'intervista: la mafia ormai sta nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti edilizi o commerciali e industriali. A me interessa conoscere questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate e storte che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne o alberghi e ristoranti. Questo il generale Dalla Chiesa lo disse 26 anni fa. Purtroppo però, soprattutto nel centro-nord, esistono ancora su questo problema tanti luoghi comuni. Io ne ho calcolato 5. Uno, la mafia esiste solo quando spara, quando fa rumore. Secondo, la mafia opera esclusivamente o prevalentemente nel sud. Terzo, nel centro-nord la gente si può anche disinteressare. In Veneto dicono: "Mino va a combattere perché altri". Ah, bene, avete riso, per due motivi. Primo, perché è efficace la battuta, e poi perché la pronuncio male, soprattutto col naso chiuso e il raffreddore. Ne so altre, ma magari se ci penso ve le dico. Quindi, stando così le cose, i cittadini non fanno niente. Poi, tanta gente è convinta che i cittadini in quanto tali non possono fare niente per contribuire alla soluzione del problema. Perché? Perché, secondo loro, l'azione di lotta deve essere condotta esclusivamente dalle forze dell'ordine e della magistratura. Invece è tutto sbagliato questo, è tutto al contrario. Perché? Perché, primo, le forze dell'ordine e i magistrati si limitano per legge, devono per legge limitarsi a un'azione ben circoscritta, a un'azione repressiva, che è quella di contrastare i reati commessi dai singoli o dalle organizzazioni. La magistratura e le forze dell'ordine non hanno il compito di risolvere i problemi economici e sociali, non hanno il potere di risolvere problemi dalle radici antiche, profonde e diffuse. È stato un gravissimo errore dello Stato, in questo caso parlo di Stato come apparato e come popolo. Un gravissimo errore è quello di delegare esclusivamente la lotta alla mafia alle forze dell'ordine e alla magistratura. Queste due categorie di servitori dello Stato si sono infatti trovate sovraesposte e con le spalle scoperte. In che senso? Con le spalle scoperte. Forse è poco dire con le spalle scoperte. Perché? Perché avevano a che fare davanti con i nemici palesi, i mafiosi, e dietro con i nemici che si annidavano all'interno delle istituzioni dello Stato. Don Enrico Chiavacci, presidente della Società Italiana per lo Studio della Morale, ha detto: la differenza fra un terrorista e
è un mafioso nei confronti dello Stato è questa. Il terrorista opera contro lo Stato, il mafioso opera dentro lo Stato, all'interno dello Stato. Non scandalizzatevi, perché il Papa diceva non abbiate paura davanti alla verità, no? Io non voglio imitare il Papa, però ho la facoltà, la possibilità di fare qualche esempio. Dicevo di politici, forze dell'ordine, nel Ministero dell'Interno opera la Polizia, nel Ministero delle Finanze, della Difesa, operano i Carabinieri. Ebbene, nel 1979, voi non c'eravate, io sì, il Ministro della Difesa era Attilio Ruffini, nipote del Cardinale Ruffini, Cardinale di Palermo. Entrambi però erano originari di Mantova, uomini del nord, quindi non mascalzoni meridionali. Ebbene, questo ministro Ruffini andò a una cena, a un convivio elettorale organizzato a Palermo da mafiosi, di un certo Spadola, il quale aveva esercitato intimidazioni, aveva condizionato anche una ditta friulana di amministratori seri che era andata a svolgere lavori in Sicilia. Si chiamava Tosi, questa ditta era di Trieste. E al Ministero dell'Interno, verso la fine degli anni Ottanta, c'era Antonio Gava, originario anche lui del nord friulano, Veneto. I genitori erano origini di Conegliano. Bene, la magistratura aveva acquisito degli elementi di conoscenza che mettevano in evidenza che Gava era legato alla camorra, mani e piedi. A un certo punto il ministro non compare più in televisione, non si vede più nemmeno nel suo ufficio del Viminale. Tutti si chiedono perché, dice, aveva il diabete. In realtà poi fu costretto a dimettersi e fu sostituito da un altro bellimbusto che si chiamava Enzo Scotti. Dopo un po' di tempo l'ex ministro dell'Interno Antonio Gava è stato arrestato per associazione camorristica. Dice, poi è stato assolto. Vabbè, è stato assolto, ma noi non è che facciamo i magistrati che dobbiamo emettere delle sentenze in base alla legge. Noi siamo obbligati, quando operiamo nella scuola, a far presente quel sacrosanto principio scritto da Aldo Moro, che probabilmente è stato ucciso, assassinato anche per questo, che morale e politica deve essere un binomio tenuto sempre ben saldo. Questo è il punto, e chi non lo fa nella scuola sbaglia, commette una omissione, perché se non si condanna il male si fa il gioco del male. È inutile dire siamo tutti buoni, siamo tutti bravi, va bene, molto lieto. Il male va condannato, va estirpato, la gramigna, se non viene eliminata, finisce che rovina anche il grano.